La farmacia ed ogni problema lo porta via. Perché mi fai stare bene? Ricorda, la farmacia. Perché mi fai stare bene? Stai la mia farmacia. La farmacia. Rido anche nel jingle. Perché poi? Pronto? Sì, pronto, è la signora Spova. Sì? Sì, buongiorno, chiamo dalla farmacia. Volevo dirle che è arrivato il prodotto che ha ordinato. Va bene. Ma oggi non puoi venire, sai. Come? Oggi non puoi venire. Sì, no, può venire quando vuole. Volevo dirle che... Va bene. Ok, la crema che ho ordinato, Hercules, bisogna metterne poca poca. La crema che lei ha ordinato, che sarà per un marito, un figlio, un nipote. Sì, no, mi sono la suocera. Sono meno assurda. Sì. Cioè, c'è una figlia, cosa che avevo di mano, su mia. Le si è annodata la lingua? No, non capisco mia. Ok. È arrivata una crema per l'erezione del pene. Si chiama Hercules. Ma sua figlia ha il pene? Non posso dare una conferma. Cioè, lei non sa se sua figlia ha il pene o no? E semi di cosa? Sua figlia ha il pene? E semi di chi? Pene! Mi chiama, tu niente. Senti, se sono io, mi ascolti. Il pene, pisello. No, tu niente, mi chiama. Non ce l'ha il pene? No. Ok, sarà per il fidanzato, il marito? Il marito, ok. Io adesso quelli di casa mi soggiorno a mangiare, mio Dio. Sì. E ora dopo gli fa un pronto. Un pompino? No. Gli fa un pronto. Pompino? Ah, non capisco mia. No. Dopo le fa un pompino? No. È quello che ha detto, no? Non sta a dire niente, non capisco niente. Deve dire a sua figlia che il marito deve mettere poca crema. Se no viene un c***o così. Un dito. Va bene? Ha capito del c***o? Ho capito cosa che mi dice, ma io non posso dire niente ya. E come no? Perché mi dico che mi manda aiuti. Perché io non so cosa chi tola. No, ma deve solo dire questo, deve dire ne metta poca. Perché se no il pisello non scende più. Ho capito. Capito? No, saluti. Ha capito? Perché mi fai stare bene? Ha capito? La farmacia. Sì, pronto, buongiorno, parlo con la signora Cuore. Sì? Sì, buongiorno, chiamo dalla farmacia, si ricorda l'avevo chiamata per l'ordine delle mascherine? Mm. Ecco, sono passato suo figlio a ritirarle, quindi tutto a posto. Ma chi ha bisogno delle mascherine? Io non ho bisogno. No, suo figlio infatti, ma le ha prese, ne ha ordinate delle altre, sempre un po' particolari. C'è scritto, delle cose irripetibili, però. Ce l'ha il numero di mio figlio? Sì, però non mi risponde, siccome è arrivato il farmaco che ha ordinato. Vabbè, non le risponde perché deve essere all'estero adesso, ecco. Ah, va bene, allora lascio detto a lei. È arrivato il farmaco che ho ordinato, si chiama Hercules. Per cosa serve? Serve per mantenere a lungo l'erezione del pene. No. Comunque, va bene, io adesso gli telefono a lui. Certo, no, ma ascolti un attimo però, su queste mascherine c'è scritto sono un piccio, lei lo sa? Io non so niente. Che glielo dico io allora, perché sono un po' imbarazzanti. Cos'è? Cioè, spero non vada in giro per Cuneo così. Ma non lo so, non capisco niente, guarda, telefono a lui, io non so niente. Senta, ascolti, le volevo dire però, per la crema deve dire a suo figlio di metterne poca, perché se no il pene rimane eretto per 4-5 ore. Vale! Fuori! Puntato giù! Sì, pronto, guardi signora, richiamo dalla farmacia, ho controllato e mi sono sbagliata, la crema Hercules, quella per l'erezione del pene, ecco, non era per suo figlio, era per Marco Mazzoli. Porca miseria! Vaffanculo! Ma che guarda! Signora! Perché mi fai stare bene?
La Madonna, farmacia.